Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Oggi andiamo in onda eccezionalmente in una giornata diversa rispetto a quella del nostro palinsesto, appunto di mercoledì, perché seguiamo con un commento in diretta quelle che sono le ripercussioni di una notizia di cronaca che abbiamo già dato in diretta nel corso del nostro pomeriggio, di cui abbiamo fornito gli approfondimenti nel corso anche del TG Sera. Adesso è l'ora di una riflessione con qualche elemento in più, anche se non sono tantissimi, perché parliamo di una sentenza di cui è stato reso noto il solo dispositivo, ma insomma ci sono già delle prime conclusioni di questa giornata importante, perché racconta il secondo stadio dell'epilogo giudiziario di una delle più gravi tragedie che hanno colpito la nostra regione, vale a dire la tragedia di Rigopiano. Oggi c'è stata la sentenza in appello pronunciata dal Presidente della Corte d'Appello Manfredi ci sono delle novità rispetto a quella di primo grado, che è stata molto contestata in particolare da parte dei familiari delle 30 vittime e delle 29 vittime, e in particolare ci sono alcune posizioni di colpevolezza che sono state inserite, tre: quella dell'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e altre due relative al comune di Farindola e anche alla stessa struttura burocratica della prefettura di Pescara. Ecco, sono dei segnali che comunque danno l'idea di una ulteriore interpretazione dei fatti in sede giudiziaria. Noi ne parleremo cercando di capire che cosa c'è tra le pieghe anche di questa sentenza in punta di diritto, e poi cerchiamo ovviamente di capire anche quali sono le reazioni da parte dei familiari delle vittime, delle parti civili. Avevamo invitato anche qualcuno degli avvocati degli imputati, hanno preferito non commentare questa sentenza. Abbiamo però alcune dichiarazioni raccolte subito a caldo all'Aquila. Insomma, abbiamo un'oretta per approfondire in maniera serena, così come è stata tutta questa giornata, e questo è un dato di fatto piuttosto rilevante rispetto a quanto avvenne lo scorso anno, con i miei graditissimi ospiti, a partire ovviamente da Luca Pompei, che ha seguito questo processo d'appello in tutte le sue udienze, quindi ha fatto la spola tra la nostra redazione e la Corte d'Appello. Buonasera Luca. Buonasera Carmine. Buonasera, appena tornato appunto dall'Aquila, così come gli altri due ospiti, che sono Alessandro Di Michelangelo, lo saluto e lo ringrazio, del Comitato Familiari Vittime di Rigopiano, fratello di Dino, che è una delle vittime di questa tragedia, di questa valanga. Vania Della Vigna, che è spesso buonasera nostra ospite, buonasera, buonasera Vania Della Villa, Della Vigna, che è appunto legale di parte civile, che ci aiuterà soprattutto appunto per le sue competenze giuridiche e anche con insomma il suo riconosciuto spirito di obiettività. Che cosa c'è dietro questa decisione del giudice? Sono state 5 ore di Camera di Consiglio, sono state diverse udienze, Luca, e poi la lettura di questo dispositivo che tu hai davanti, appunto vi è stato anche consegnato alla stampa. Io su questo faccio l'ultima sottolineatura prima di darvi la parola, perché devo fare veramente a nome della nostra categoria di coloro che poi sono da tramite per l'informazione alla pubblica opinione, anche delle vicende giudiziarie che sono spesso molto complesse, dobbiamo fare appunto i complimenti al Presidente del Collegio per come ha gestito anche dal punto di vista dell'ordine pubblico e della comunicazione questa udienza, perché è stato giusto che si intrattenesse con i giornalisti, che consegnasse il dispositivo e per quello che era possibile lo spiegasse, perché il diritto alla libera espressione e anche alla comunicazione è un diritto costituzionale che spesso
spesso non è facile da poter abbinare alla lettura di un atto così complesso e così dal punto di vista di linguaggio spesso astruso come una sentenza. Luca Pompei, allora, parliamo di questo dispositivo, in cosa differisce da quello di primo grado? La novità più sostanziale ovviamente riguarda la condanna dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo a un anno e otto mesi per falsità ideologica in atto pubblico. Unicamente riguardo alla famosa nota del 17 gennaio del 2017, la nota inviata a vari enti, tra cui anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardante la convocazione del Centro Coordinamento Soccorsi, un evento che di fatto però non avvenne. Solo per la nota relativa del 17 gennaio, perché c'è un'altra nota messa in evidenza dalla Procura nelle sue indagini, ed è quella del 16 gennaio 2017, per il quale invece è stato condannato l'ex capo di gabinetto Leonardo Bianco a un anno e quattro mesi. L'altra novità riguarda la condanna del tecnico del comune di Farindola Enrico Colangeli per il capo di imputazione numero 4 a 2 anni e 8 mesi. Qui parliamo del reato di omicidio e lesioni plurime, e stessa pena per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, per la quale la condanna è stata confermata, la condanna in primo grado. Altre piccole novità riguardanti invece ad esempio la condanna di Bruno Di Tommaso, l'ex gestore dell'hotel Rigopiano, per quale la condanna da 6 mesi è stata ridotta a 5 mesi e 10 giorni. E poi per quanto riguarda ad esempio Mauro Di Blasio, c'è la revoca della temporanea interdizione dai pubblici uffici, però per lui la condanna è stata confermata a 3 anni e 4 mesi, così come per l'altro dirigente della provincia Paolo D'Inceco. Quindi in sostanza le condanne da 5 passano ad 8, queste le novità sostanziali rispetto alla sentenza di primo grado. Sì, c'è da dire anche che ad esempio l'ex presidente della provincia Antonio, certo, Di Marco, che tra l'altro imputato illustre, già assolto in primo grado, è stato assolto a seguito anche di un ricorso presentato ai suoi locali con una formula ancora più ampia. Sì, per non aver commesso il fatto rispetto al fatto non sussiste come avvenne. Ecco, allora al di là appunto degli aspetti giuridici, che poi insomma sarà soprattutto Vania Della Vigna a rendere dal punto di vista comunicativo anche intellegibili per chi ci vede e chi ci ascolta, ovviamente c'è stato l'aspetto emotivo di questa giornata, perché ogni volta, suppongo, Alessandro Di Michelangelo, che si va in un'aula di tribunale è un po' come rivedere il film di quei fatti e come vivere nel cuore e anche nei ricordi quei giorni drammatici del gennaio del 2017. Ecco. Oggi però è una giornata le cui aspettative erano inizialmente anche più pessimistiche rispetto a quello che poi è avvenuto, perché in molti erano già presi un po' dalla rassegnazione rispetto al fatto che sarebbe stato sostanzialmente molto difficile stravolgere la sentenza di primo grado. Stasera però parliamo di uno spiraglio che si è aperto, perché viene individuato un ulteriore aspetto di quella che è la catena delle responsabilità, e questo, anche se non riuscirà sicuramente a risarcirvi in tutto il vostro dolore, è un aspetto di cui suppongo abbiate preso atto. Certo, è uno spiraglio di luce, come ha detto lei, direttore, che ci porta a intravedere quella verità che per 7 lunghi anni abbiamo cercato di raggiungere. Le aspettative erano comunque di fiducia, di speranza,
ma soprattutto di un atto di coscienza da parte di chi doveva decidere su questo filone, su questo nuovo processo, quindi su questo processo di appello. La fiducia nelle istituzioni e nella giustizia c'è sempre stata, anche prima della lettura della sentenza del 23 febbraio scorso, come oggi. Eravamo sì preparati all'eventualità che potessero essere confermate in toto le assoluzioni e i criteri che avevano deciso quella sentenza di febbraio dell'anno scorso, e quindi un po' di timore c'era, ma già si intravedeva comunque un qualcosa che poteva essere diverso dall'epilogo del primo processo. La tensione che io notavo e respiravo nell'aula di tribunale di Pescara oggi ad esempio non c'era rassegnazione da parte dei familiari, ma c'era la consapevolezza che comunque, per quanto riguarda, ecco, parlo della mia famiglia, c'era la consapevolezza di aver fatto tutto quello che poteva essere fatto per poter raggiungere questa verità. Io non la definisco giustizia, perché la giustizia è fatta di codici, è fatta di norme, di regolamenti, che a volte non possono darti quello che uno cerca, non possono darti il giusto ristoro in termini di perdita di quello che uno ha perso a seguito di una tragedia simile. Quindi noi eravamo convinti che comunque qualsiasi decisione poteva essere presa dal Presidente del Tribunale dell'Aquila ci comunque lasciava in cuor nostro una sensazione di serenità. Serenità di aver fatto tutto quello che potevamo fare con le nostre armi a disposizione, perché è stato un percorso lungo, duro, a volte anche drammatico, si è caduti più di una volta, ma ci siamo rialzati, come la sera del 23 febbraio scorso, dello scorso anno. Quando ci siamo guardati in faccia abbiamo detto in famiglia, con i nostri legali, che cosa dobbiamo fare, e abbiamo poi intrapreso la strada che poi ci ha portato ad oggi. Quindi la nostra coscienza era comunque serena e tranquilla. Dovevamo avere quel segnale da chi doveva darlo, e oggi posso dire che comunque non ci restituirà la perdita che abbiamo avuto e che da 7 anni ci ha condizionato e stravolto la vita, ma ci restituisce quella consapevolezza e quella fiducia che continuare a ricercarla sempre nel rispetto delle parti, perché questa è una cosa che noi abbiamo sempre portato avanti come prima immagine, il rispetto delle parti, dei ruoli di un processo penale, rispetto anche degli imputati, perché la presunzione di innocenza è importante, perché porta solo altro dolore, trovare un capro espiatorio a tutti i costi. Noi oggi abbiamo fatto questo percorso, questo cammino, e abbiamo intravisto un bagliore, io l'ho definito così oggi quando mi hanno chiesto le prime sensazioni a caldo dopo la lettura, un bagliore di luce che ci può portare ad avere quella verità che abbiamo sempre cercato. C'è un punto in più da dove poter ripartire e capire che quei giorni drammatici qualcosa non ha funzionato. Oggi un tribunale italiano, una corte di appello di un tribunale italiano lo ha, diciamo, acclarato che qualcosa non ha funzionato e che purtroppo, ahimè, quelle 29 vittime potevano essere evitate. Ecco, le parole davvero lucide di Alessandro Di Michelangelo, io vorrei commentarle con Vania Della Vigna, sì. Perché spesso si confonde, io per quello faccio riferimento nelle dichiarazioni di qualcuno, dei familiari, che ovviamente essendo colpito da questa vicenda, anche da quello che è accaduto in primo grado, anche il fatto di andare in tribunale a sentire ciò che gli avvocati dicono rispetto a volte ai comportamenti delle stesse vittime, tutto ciò che comporta e che è davvero pesantissimo da assorbire, appunto in qualcuno ha determinato una rassegnazione, anche una sfiducia nei confronti della giustizia. Quante volte a voi avvocati, che siate avvocati di parte civile oppure di imputati,
vi tocca dover spiegare quello che cerchiamo anche di spiegare noi in questa trasmissione, cioè che la verità giuridica, la verità del diritto penale è cosa diversa, e lo ha spiegato benissimo con le sue parole Alessandro Di Michelangelo, dalla riprovazione morale e dalle responsabilità che comunque sono emerse da questo processo. C'è una verità storica e una verità processuale. Spesso la verità storica e la verità processuale possono coincidere, certe volte no, perché sappiamo che la verità processuale è fatta di garanzie, garanzie per tutti, perché noi quando parlo di noi, parlo di avvocato di parte civile, non cerchiamo mai un colpevole a tutti i costi, io non sono una giustizialista né lo sono i miei assistiti, ma cerchiamo solo la verità dei fatti, quella verità quindi che si ricostruisce nel processo con difficoltà, perché ovviamente la verità processuale è quella verità che si ricostruisce con le prove. Certamente oggi è stata una giornata importante. Perché una giornata importante? Perché l'impianto accusatorio della Procura di Pescara per me ha retto perché così come anche il ricorso in appello fatto dalla Procura di Pescara, dai sostituti procuratori, è stato accolto, e anche i nostri appelli, perché noi avvocati di parte civile, non tutti per verità, abbiamo deciso agli effetti civili di fare ricorso in appello contro la sentenza di primo grado. E questa rilettura della Corte di Appello di oggi, che comunque vede altre persone coinvolte in questa tragedia immane, ecco che ci fa capire che tutto non è stato invano, che veramente questa situazione di Rigopiano rimane e rimarrà nella storia, oltre che nel processo, come una grande vergogna. Una vergogna di aver lasciato morire delle persone nel pieno isolamento con la neve. Che l'impianto dell'accusa abbia retto, sostenuto anche dalle vostre argomentazioni, lo dimostra, ne parlavamo prima a microfoni spenti con Alessandro Di Michelangelo, che proprio ci dava questo elemento di fatto, dalla circostanza che in questa sentenza, o anche in parte in quella di primo grado, sono state individuate delle precise responsabilità in capo ai vertici amministrativi delle tre istituzioni che si sono occupate di Rigopiano: la prefettura, la provincia e il comune. Questo mi pare che sia una verità processuale a questo punto, poi ovviamente ci sarà ovviamente la Cassazione che dovrà dire. Attendiamo la Cassazione, certo. Sempre. Quindi, però è una sentenza che in fondo dice, anche se non completamente, quello che voi chiedevate di Michelangelo, cioè che lo Stato ha delle sue responsabilità, perché vengono condannati i vertici amministrativi di tutti e tre gli enti. Poi ci sono state altre figure coinvolte, ovviamente anche la parte politica, della quale non si è ritenuto il coinvolgimento, proprio perché si trattava, credo, anche di atti amministrativi. Poi in Italia è così a volte, quando si accavallano più competenze è anche difficile stabilire in capo a chi esattamente siano, ed è più facile la difesa nel cosiddetto scaricabarile. Però da questo punto di vista mi pare che lei abbia inquadrato il punto più importante di questo dispositivo. Ma in maniera non del tutto netta era emersa già nella prima sentenza che c'erano comunque delle responsabilità, quindi una verità processuale era già emersa delineando già bene i vari livelli. Oggi si è aggiunto un altro tassello, quindi si è arrivati al punto di stabilire che i vertici, quindi chi era preposto in quei giorni, in quei drammatici momenti, a gestire un'emergenza e doveva evitare quello che poi evidentemente non è stato fatto, era quindi con questa sentenza si è ancora di più tracciata la linea dalla loro diciamo. Ecco, vogliamo spiegare nello specifico quali sono i fatti che sono stati imputati alle persone condannate. Allora, quello che naturalmente leggendo dei capi di imputazione, leggendo i capi di imputazione e aspettando le motivazioni e come diceva l'avvocato, c'è sempre il terzo grado di giudizio a cui deve sempre la nostra attesa e il nostro rispetto con cui deve fare i conti.
Per quanto riguarda le responsabilità, è chiaro che la responsabilità della strada che non è stata pulita e quindi la provincia che aveva il compito di pulire una strada e soprattutto aveva, doveva garantire i mezzi per poterlo fare, il comune che avrebbe dovuto con i suoi vertici, con l'autorità locale di pubblica sicurezza, quindi che doveva garantire la sicurezza degli abitanti e in quel caso anche della struttura, quindi evitare di far salire delle persone se non c'erano le condizioni di sicurezza in quel momento, e quindi c'è stata tutta una serie, da quello che leggo dalle carte che un tribunale, ripeto, un tribunale italiano oggi mi ha acclarato, che ci sono state una serie di inadempienze che hanno poi comportato questa per quanto riguarda la prefettura. Invece la condanna riguarda solo la falsificazione di un atto, che è una questione gravissima ovviamente, sì, anche se rispetto alle altre contestate lo è meno. Lo è meno, però ripeto, io prima di fare giudizi, prima di dare delle motivazioni personali, ma anche ufficiali, aspetterei di leggere assolutamente le motivazioni. E ci fermiamo, qui in doveroso rispetto anche di quelle che sono le persone che sono state condannate. Proprio per questo io vi propongo il primo dei contributi, che è quello degli avvocati, che sono stati sentiti dalla nostra Daniela Rosone per commentare la sentenza, ripeto, oltre a Vania Della Vigna che è qui nei nostri studi e alla quale poi credo anche Luca farà altre domande. Ci sono quelle che noi abbiamo posto all'avvocato Reboa, anche egli di parte civile, soprattutto all'avvocato Della Rosa, che è l'avvocato di Provolo, che ci ha spiegato nello specifico qual è l'unica accusa che è rimasta a carico e che è stata poi si è trasformata in condanna a carico del suo assistito. Peraltro lì c'è stato anche un giallo, noi ci scusiamo anche del fatto che inizialmente sia stato comunicato a tutti una condanna ad 8 anni, che è la cosa che è emersa e che tutti quanti dicevano in aula, mi può testimoniare. Ho sentito dietro, sì, sentivo 8 anni, però io avevo sentito 1 anno e 8 esatto, c'è stato un momento in cui l'audio non ha funzionato nell'aula e quindi sì. Però il giallo è stato chiarito subito, però ci scusiamo ovviamente anche noi, come tutti gli organi di informazione, di questa prima inesatta misura della condanna che è stata comunicata. Ascoltiamo con attenzione soprattutto, oltre che Rebo, l'avvocato Della Rocca. Diciamo, sicuramente ciò che è che ci sembra che la Corte abbia ragionato e abbia cercato di lavorare per fare giustizia, questo posso poter dire. Poi le sentenze si commentano leggendole, non si possono commentare da dispositivo. Non è un tifo, non era un processo contro persone cattive, era un processo per colpa, e quindi come tutti quanti i processi per colpa non si possono ritenere gli imputati come dei personaggi scellerati. Sono stati gli imputati che sono stati condannati e speriamo che venga, questa sentenza abbia dei spazi di giustizia per quello che possono essere un caso di questo genere dove sono morte tante persone. Non c'è giustizia di fronte alla morte, c'è la possibilità di avere dei risarcimenti, c'è la possibilità di avere un momento, un ristoro, di portare un fiore in una tomba sapendo che gli uomini hanno capito perché un evento è avvenuto. Sono processi difficili. Che cosa vogliamo dire insomma di questo dispositivo? Che le sentenze vanno rispettate. La sentenza di secondo grado ha confermato l'assoluzione per il prefetto Provolo per quanto riguarda il depistaggio e l'ha confermata per quanto riguarda l'omicidio plurimo colposo. Ha ritenuto sussistere il reato di falso di cui al capo 15 e dell'omissione, che però non sono collegati alla causazione dell'evento, perché voglio dire non ci sono costituzioni di parte civile né non c'è collegamento con la contestazione più grave. Leggeremo le motivazioni, sapevamo dal momento del conferimento dell'incarico che questo processo finirà in Cassazione, quindi voglio dire queste sentenze intermedie, oltre che leggerle e rispettarle, non possiamo. Ecco, quindi ci ha fatto capire tutto, si attendono le motivazioni ma si farà ricorso insomma. Ecco, qual è la condotta specifica, ci chiede il direttore Carmine Perantuono, che è stato oggetto poi della condanna? Quella del falso dovrebbe essere la lettera del 17 gennaio,
in cui fu predisposta questa nota, in cui fu diramata una serie di attività che sono state fatte, però devo dire sinceramente non ho neanche il capo di imputazione davanti, quindi questo dovrebbe essere il reato di falso. Bene. Ovviamente ringraziamo anche l'avvocato Della Rocca per le dichiarazioni che ci ha rilasciato. Luca, a tua disposizione gli ospiti anche per ulteriori curiosità. Volevo sottolineare il fatto che da questo processo, almeno in attesa ovviamente di eventuali ricorsi in Cassazione, escono di scena la carta localizzazione pericolo valanghe, che ricordiamo era stata recuperata in qualche modo dal pool degli avvocati del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta in una affollata conferenza stampa. Ecco, su questo la Corte d'Appello ovviamente ha ritenuto non intervenire, assolvendo tutti i dirigenti regionali coinvolti. Sostanzialmente si faceva riferimento alla mancata applicazione di questo strumento che, a detta ad esempio degli avvocati del sindaco di Farindola Lacchetta, avrebbero consentito allo stesso Lacchetta di poter agire preventivamente con maggior forza. E poi esce di scena anche il depistaggio, altra vicenda sulla quale si poneva molta attenzione, da qui la famosa telefonata di Gabriele D'Angelo. Ecco, volevo chiedere sia a Vania che ad Alessandro, che cosa racconta questo in qualche modo rispetto a quello che è stato l'esito appunto del processo in Corte d'Appello? Vania. Allora, innanzitutto racconta che questa carta, che comunque è stata prodotta negli ultimi anni e che esiste e che vede proprio la zona di Farindola e quindi la zona dell'hotel inseriti proprio nella carta valanghiva, certo bisognava attendere, questo però è un giudizio voglio dire che esula dalla sentenza di oggi, dal dispositivo di oggi, dalla sentenza di oggi, perché è una carta che comunque era necessaria per una gestione più oculata del territorio. Questo però evidentemente né per il giudice del primo grado né per la Corte d'Appello è stato ritenuto fondamentale e quindi hanno comunque concentrato la loro attenzione su tutti quei fatti che accaddero prima del verificarsi della valanga. Perché anch'io, cioè dalla semplice lettura del dispositivo, quindi posso anche sbagliarmi, anche in questa sentenza della Corte d'Appello ci si ferma al momento della valanga. Infatti anche le responsabilità sia del prefetto che del capo di gabinetto dell'epoca si fermano proprio alle date antecedenti, quindi 16 anche 16 e 17, quindi ai reati di falso commessi o comunque ai reati commessi prima del 18, come se anche per i giudici della Corte d'Appello la data del 18 fosse uno spartiacque, quindi tutto quello che è accaduto per il rischio isolamento neve, tutto quello che non è stato fatto, le ordinanze contingibili ed urgenti di chiusura dell'hotel, convocare una commissione valanga o comunque tutto quello che doveva essere fatto da chi rappresentava, per esempio come il sindaco, non solo era il capo della protezione civile ma colui che ha dei poteri di intervento immediati ed urgenti, e questo per l'isolamento derivato dalla nevicata. Ora leggeremo il 10 di maggio, che è questa data, e leggeremo le motivazioni, il percorso motivazionale, e leggeremo se anche in questo caso la valanga è stato ritenuto un evento imprevedibile. Di converso aggiungo soltanto che non c'è, appunto proprio per questo spartiacque della data dell'evento, non c'è nulla in questa sentenza, e non c'è stato molto nemmeno nel processo, a dire la verità, circa la questione dei soccorsi e della loro tempestività. Sì, perché comunque ci si ferma
ferma a prima della valanga, quindi i soccorsi sarebbero comunque arrivati dopo la valanga, quindi tutto quello che è accaduto dopo ci si ferma. Ci si ferma perché probabilmente si intende la valanga un fenomeno, diciamo, non prevedibile. Questo però lo dovremmo leggere. Io comunque mi sento di dover ringraziare anch'io la Corte proprio per l'organizzazione, il Presidente, proprio per l'organizzazione minuziosa, per il fatto di aver fatto anche una corsa contro il tempo per cercare di non far prescrivere questo processo, perché non dimentichiamoci che questo processo purtroppo poteva essere, e spero non sia, a rischio prescrizione, perché parliamo di reati colposi, parliamo di omicidio colposo plurimo, parliamo di 7 anni e mezzo dall'evento, che però vengono poi prorogati per i mesi, per il Covid, per altri periodi di sospensione. Quindi ecco perché ci sentiamo anche di ringraziare come avvocati, anche per il fatto che abbiano dato una data di 45 giorni per il deposito della sentenza, quindi per eventuali ricorsi in Cassazione, in modo da fare da dare la possibilità di approdare in Cassazione, per avere proprio un quadro comunque completo anche di un giudizio di legittimità oltre che i 2 gradi di merito. Sul depistaggio aveva chiesto il collega? Allora, sul depistaggio le dico che è un reato che ha come persona offesa lo Stato, l'amministrazione della giustizia. Noi tentammo di costituirci parte civile, perché? Perché ci sono comunque dei precedenti, faccio questa piccola parentesi, ci sono dei precedenti in Italia, soprattutto nei processi di mafia e nei processi contro processi per la morte di Falcone e Borsellino, e soprattutto di Borsellino. E lì è stato dato la possibilità anche al fratello del magistrato deceduto di potersi costituire parte civile. Quindi noi cercammo dinanzi al giudice di primo grado di costituirci parte civile, ma questo non ci fu permesso. Quindi unico soggetto danneggiato e quindi lo Stato, nel caso quindi del Ministero, che ha fatto ricorso in appello proprio per rivalutare la situazione, ma anche in questo caso devo dire che, per quello che leggiamo nel dispositivo, anche in questo caso sono stati assolti per il reato di depistaggio. Alessandro? Condivido in pieno l'analisi dell'avvocato, si è voluto contestualizzare i fatti e dividerli nella loro, diciamo, cronologia. Secondo me, ecco, il momento importante che poi ha scatenato tutto quello che si è verificato e prima del 18 gennaio, cioè si parte da lì, e se fossero state poste in essere tutte quelle condotte che oggi vengono contestate, io penso che sarebbe potuta anche arrivare una valanga, ma oggi staremmo parlando magari di un hotel distrutto e senza nessuna vittima. Quindi il fulcro principale di questa indagine credo che sia nel primo grado, che anche oggi la Corte l'ha voluto contestualizzare e separare i fatti, concentrandosi completamente sui primissimi giorni della nevicata eccezionale. E dal 18 gennaio in poi, quindi dal momento della valanga, viene tutto, diciamo, in un certo qual modo bloccato, e quindi ci si ferma e si indaga su quelle ore immediatamente prima all'evento delle 16:49. Quindi io posso solo dire questo: da familiare, di attendere, come ha suggerito l'avvocato, come hanno suggerito anche i nostri legali, di attendere queste motivazioni con la stessa fiducia che avevamo all'epoca del primo grado di giudizio. Resta comunque oggi una certezza in più, ci resta, che ci farà andare avanti per il prosieguo di questo cammino giudiziario che, come ho sentito anche prima nell'intervista dell'avvocato di difesa, e sicuramente si arriverà a Cassazione, ma come è giusto che sia, perché è previsto, e quindi anche ecco, l'importante è che ci si arrivi nei tempi. Anche gli imputati hanno diritto alle loro linee difensive, e che ci si arrivi
escludendo il rischio della prescrizione. Perché la prescrizione è proprio una cosa che voi la prescrizione non per me è un fallimento, sarebbe un fallimento. Allora, ascoltiamo le dichiarazioni anche degli altri familiari delle vittime raccolte oggi fuori dall'aula dalla collega Daniela Rosone subito dopo la lettura del dispositivo. Linea alla regia. Beh, il papà di Cecilia, sì. Abbiamo ascoltato sua moglie, è stata molto insoddisfatta. Beh, molto soddisfatta, diciamo che rispetto alla sentenza shock dell'anno scorso, almeno quest'anno, oggi, è rientrato dentro forse l'elemento più importante, ossia l'ex prefetto Provolo, e infatti oggi questa nostra perseveranza insieme a voi altri che ci seguite sempre, diciamo, ha portato qualche frutto a nostro vantaggio. È un segnale questo, è stato un segnale che qualcosa è successo rispetto a tutte le assoluzioni che c'erano state in primo grado? Beh, d'altronde non è altro che quello che noi abbiamo sempre sostenuto da 7 anni a questa parte, quindi diciamo che è un piccolo punto a favore. Guardi, è uno stress, è stato uno stress terribile, però comunque io personalmente dico che qualsiasi sentenza non mi riporta mio figlio e dobbiamo rimetterci al giudizio dei giudici. Ecco, c'è stata la condanna dell'ex prefetto di Pescara, che è quella forse sostanzialmente oggi l'unica vera novità. Sì, questa è la novità, cioè tanto in prigione non ci andrà nessuno, però che passi il messaggio che questi potevano essere salvati, si potevano fare, ecco questo, solo questo, poi ormai sono morti, non tornano. Però... Sì, volevamo di più, un anno e 8 mesi a contendino. Con che stato l'anima andate a casa? Sempre rammaricato, con rammarico. Sì, siamo partiti tutti quanti con i piedi a terra, però un fondo di speranza all'interno di me stesso c'era di vedere quel ribaltone. Forse stavo sognando, ma ci ho voluto credere, ma non è stato così. In delusione no, perché comunque un miglioramento c'è stato, sicuramente. Però mi aspettavo che fosse una pagina di giustizia più ricca. Cosa è stato condannato il prefetto? A prenderci in giro. Cioè. Ricorrerete in Cassazione? E che, certo che ricorreremo in Cassazione, ma questo secondo voi è una sentenza. Ma in Italia rubare una gallina e farsi 10 anni di carcere, ammazzare 30 persone e essere assolti. Il mondo è all'incontrario, signori. L'Italia è finita. Il pesce marcia dalla testa, il pesce marcia da Roma. Tutto parte da Roma. Noi votiamo persone vendute al sistema, alla massoneria. In Italia comanda la massoneria. Vabbè. Insomma, dichiarazioni di vario genere, però prevale, dicevo Luca, tu che hai percepito il clima sia nel primo che nel secondo processo, anche insomma, la comprensione del fatto che è stata riconosciuta una responsabilità da parte, ripeto, delle amministrazioni statali più direttamente coinvolte. Questo credo che un po' tutti l'abbiano, certo, l'abbiano percepito. Ma intanto io vorrei anche sottolineare, perché insomma li conosco dalla prima udienza di Pescara, ho avuto modo di conoscere, di interloquire con loro, io vorrei davvero sottolineare la compostezza e il senso di dignità dei familiari e delle vittime, che anche oggi, Alessandro in qualche modo ne è l'emblema, sì. Anche oggi hanno mostrato davvero una straordinaria compostezza, hanno sempre seguito le udienze con grande discrezione, con il rispetto anche delle regole, se vogliamo. Quindi da Gianluca Tanda, da Marcello Martella che abbiamo sentito prima, Paola Ferretti, la mamma di Emanuele Bonifazi, devo sottolineare questo e credo che in qualche modo loro non si aspettavano il ribaltone, lo ha in qualche modo detto anche Francesco D'Angelo, nessuno sperava nel cosiddetto ribaltone. Certamente, probabilmente, la sentenza di oggi rappresenta una sorta anche di contentino, se vogliamo, ma dà un segnale importante e soprattutto, io credo, perché Alessandro mi correggerai, in questi anni i familiari delle vittime hanno molto sottolineato l'aspetto delle cattive condotte e credo che
questa sentenza abbia sottolineato questo aspetto e quindi questo vi, come dire, vi conforta un po', no? Da questo punto di vista. C'è un riconoscimento di cattiva condotta, era importante sottolinearlo questo. Che oggi potevamo pensare di assistere a un ribaltone, certo. Anche le persone meno avvezze alle aule di giustizia, come mia madre, come tante altre mamme, e ne erano convinti, cioè non si sperava in un ribaltamento totale delle sentenze di primo grado, ma si sperava e si voleva credere a quella speranza che c'era anche nella prima sentenza di primo grado, di credere che comunque le loro sensazioni, il loro grido di dolore di mamme, di fratelli, di padri, di figli, che da 7 lunghissimi anni cercavano di far capire anche a voi, anche all'opinione pubblica, che comunque qualcosa di anomalo era accaduto, che si erano verificate delle situazioni comunque che avevano causato quello che poi si è verificato, noi eravamo sempre convinti che non erano andate le cose come dovevano andare, che c'era stato un qualche cosa che era stato sottovalutato e che quindi poi alla fine ha generato tutto quello che ha generato. Noi eravamo convinti, lo siamo ancora oggi, e oggi abbiamo avuto la prova che se si fossero adottate tutte le misure previste che dovevano essere poste in essere, oggi stavamo parlando di altro, sicuramente non di 29 vittime, ma stavamo parlando di un disastro che poteva causare delle vittime che invece poi alla fine si è verificato tale. E le mamme oggi erano convinte che questo ribaltone non poteva cambiare, e che non poteva esserci e che non avrebbe cambiato, certo, l'esito del processo, ma quella speranza di tornare a casa non contente, non soddisfatte, ma almeno che le loro rimostranze in questi anni potevano avere un senso, che in parte c'è stato. Un'altra domanda rispetto a quello che diceva Vania Della Vigna: non è il compito dei processi indirizzare le scelte della politica, ma è anche il ruolo dei processi scrivere delle pagine di storia su cui l'opinione pubblica e anche la politica riflettono. Ecco, pensare che ad esempio il sacrificio di queste 29 persone è stato comunque utile perché in questa regione nascesse la consapevolezza nella classe anche politica che fosse necessaria, a prescindere da condanne o assoluzioni, la stesura di una carta per il rischio delle valanghe, probabilmente non è una soddisfazione che può colmare il vuoto di un lutto, ma è anche un motivo in qualche modo di orgoglio rispetto alla battaglia che avete fatto, Alessandro. Certo, perché io ho in mente una scena. Ogni anno il 18 gennaio a Chieti, dove c'è un monumento, è stato eretto un monumento in ricordo delle vittime nel quartiere dove siamo nati e cresciuti, in via d'Aragona. Quest'anno per la prima volta, durante proprio le fasi di questa manifestazione istituzionale organizzata dal comune, abbiamo visto avvicinarsi un gruppetto di ragazzi giovani. E a pochi metri da questo monumento vi è l'istituto industriale, tecnico industriale Savoia, e si sono avvicinati dei ragazzi con un insegnante che hanno chiesto proprio di partecipare e di dare il loro contributo di presenza a questa manifestazione. Parlando con questi ragazzi abbiamo appreso che erano tutti ragazzi del quinto, quindi dell'ultimo anno, e che sarebbero poi transitati nell'università, quindi in ingegneria, quindi erano tutti futuri ingegneri, quindi una futura classe dirigente che si stava per formare. La loro presenza lì era proprio per dare un segnale anche di rispetto del territorio, rispetto delle norme, rispetto dell'ambiente, proprio per garantire un futuro migliore anche in questi termini. Quindi vedere dei giovani che hanno capito quello che è successo, perché avevano in mente veramente tutta la vicenda, hanno persino ricordato i nomi delle 29 vittime, capire che queste persone, questi ragazzi che saranno sicuramente dei futuri ingegneri,
si erano presentati proprio per dare il contributo, come per dire noi vogliamo fare qualcosa per migliorare il nostro paese e per migliorare il nostro territorio, perché iniziano dalle basi. Iniziare dalle basi sarebbe la cosa migliore per poter evitare queste tragedie. E voi porterete avanti questa battaglia, così come i familiari delle vittime della casa dello studente dell'Aquila portano avanti le loro battaglie attraverso momenti di sensibilizzazione, di premiazione delle tesi di laurea, perché insomma le pagine più nere della storia di questa regione, dovute nel caso del terremoto a eventi naturali come il terremoto, ma anche a comportamenti umani di chi ha costruito quegli edifici che sono emersi nel corso dei processi, e qui vado a Vania della Vigna, non abbiano appunto una loro limitazione all'ambito giudiziario, ma che aiutino tutta la società a crescere da questo punto di vista. Ci sono, per le vittime dell'Aquila, ci sono state tante iniziative e tante ce ne saranno, proprio perché l'Aquila, la storia dell'Aquila, la storia giudiziaria dell'Aquila, anche del Tribunale dell'Aquila, della Corte d'Appello e poi in Cassazione, insegna che gli eventi della natura non sono eventi imprevedibili, ma sono eventi che purtroppo la pioggia, la neve come Rigopiano, il terremoto, sono eventi naturali, e questi eventi naturali vanno fronteggiati. E mettono alla prova la nostra negligenza. Se si costruisce male in zone sismiche, oppure se si costruisce purtroppo alla fine di un canalone, ecco, queste cose bisognerebbe capirle prima e evitarle. Ecco perché si parla di responsabilità dell'uomo, ecco perché queste sentenze che ho avuto negli ultimi mesi, dopo stiamo parlando di 15 anni di processi, mi dimostrano ancora una volta la responsabilità dell'uomo. Ma quel che è più grave è che mi dimostra la responsabilità di enti quali la Regione Abruzzo per i morti della Casa dello Studente, conclamata ovvero da sentenze, ora adesso non passate in giudicato, ma voglio dire sentenze di primo grado e anche sentenze di corte d'appello, oltre alle sentenze passate in giudicato penali, e quindi anche della regione, del ministero, dei vari ministeri, perché per esempio il genio civile che non faceva dei controlli, parlo per esempio dell'edificio in via Campo di Fossa, laddove poi abbiamo anche avuto una sentenza particolare, quella definita shock, dove addirittura si attribuiva il 30% di corresponsabilità tra i vari ministeri e le vittime. Questa sentenza, che però sarà destinata sicuramente a essere ribaltata in Corte d'Appello, anche perché io ho avuto, per altre famiglie che abitavano in quella stessa palazzina, ho avuto da pochi mesi una sentenza della Corte d'Appello dove ovviamente non parla di alcuna corresponsabilità delle vittime nella causazione della morte. E quindi dicevo responsabilità dell'uomo, ma quel che è più duro da accettare è responsabilità degli enti che hanno costruito o permesso la costruzione, spesso come nella Casa dello Studente, anche l'utilizzo di soldi pubblici. Siamo arrivati quasi in conclusione di questa nostra serata di approfondimento, speriamo di aver lanciato anche qualche spunto al di là della cronaca sulla giornata che ci stiamo per lasciare alle spalle. Luca, vogliamo cercare anche di capire insieme agli ospiti quali saranno le prossime tappe. Innanzitutto la Procura di Pescara, come era facilmente prevedibile, non ha rilasciato dichiarazioni, non lo hanno fatto i PM che erano applicati a questo processo uscendo dall'aula, non l'ha fatto il procuratore capo in queste ore. Sicuramente ci si limiterà a prendere atto, ovviamente, e si aspetterà la motivazione per esteso di questa sentenza. Certo, anche perché conoscendo la correttezza e il garbo istituzionale del procuratore capo della Repubblica di Pescara, Giuseppe Bellelli, lui è abituato ad agire certamente non per vie mediatiche, ma ovviamente per quel che riguarda il suo preciso lavoro. Di conseguenza noi abbiamo tentato
di sentirlo, ma ovviamente nessun commento da parte sua, è in attesa come tutti noi delle motivazioni della sentenza in Corte d'Appello per poi valutare eventuali ricorsi in Cassazione, come immaginiamo accadrà. Però ecco, da questo punto di vista la Procura, come ha già anche detto Alessandro Di Michelangelo, in moltissime circostanze ha fatto tutto quello che doveva fare ed era possibile fare, no Alessandro? Certo, io l'ho sempre detto che la Procura ha svolto un lavoro straordinario in un ambiente difficile, un'indagine complessa, un'indagine tecnica, io l'ho definita, molto laboriosa, e quindi se oggi, come diceva anche l'avvocato prima, l'impianto accusatorio ha retto, questo è grazie al lavoro che hanno svolto i pubblici ministeri con la supervisione del procuratore capo, dei procuratori capi che si e sono... E anche gli investigatori, vogliamo dirlo, che le indagini sono state scrupolose. E anche degli investigatori. I periti che per conto dei magistrati hanno tutti, svolto quindi è stato un team, io lo definisco così, un team che si è fatto carico del nostro dolore e ha portato avanti questa... questa battaglia, io la definisco battaglia perché comunque è sempre un gioco delle parti nel processo del nostro ordinamento giuridico, ma l'ha portata avanti in silenzio perché ci sono stati anche dei momenti drammatici quando tutto sembrava essere andato male, perché la sentenza del 23 febbraio lasciava intendere questo, però poi si è raccolti i cocci, così come si dice in tante situazioni, e in assoluta discrezione, con silenzio, hanno portato avanti questo atto d'appello che oggi perlomeno ha dato i primi frutti. Quindi... Ecco, Vania, se posso consentire, sì. Anche, mi interessava anche una tua opinione da questo punto di vista, sì. Che hai conosciuto nel dettaglio tutto il lavoro svolto dalla Procura. Sì, davvero non hanno lasciato nulla di intentato. Hanno fatto un lavoro a 360 gradi, il procuratore Belelli, e poi da sottolineare anche il fatto che la dottoressa Benigni e il dottor Papalia hanno chiesto di essere applicati, certo, alla Corte d'Appello, quindi va proprio a loro il mio ringraziamento, perché hanno voluto rappresentare quel valore aggiunto, non perché la procura della Corte d'Appello, la Procura Generale, non fosse capace di continuare nel loro lavoro, ma siccome questo processo è un processo veramente complesso e difficile, era giusto che chi avesse condotto le indagini poi portasse anche all'attenzione della Corte d'Appello, così come è stato, tutta l'intera vicenda, e quindi va sicuramente a loro, al loro lavoro, al rispetto di tutte le dinamiche processuali, va un mio ringraziamento, un ringraziamento delle parti civili che rappresento, ma penso che possiamo parlare in maniera più generale, va il ringraziamento delle parti civili in generale. Ultima, ma davvero ultima domanda, inevitabile, visto che si è seguita la stessa linea cronologica per i processi aquilani, parallelamente a questa sentenza penale ci sarà sicuramente un'azione civile, sono state riviste già le provvisionali, ma non vogliamo parlare di soldi questa sera, non vogliamo parlare di situazioni venali, però spesso dai processi civili è venuta fuori una verità molto più importante del risarcimento in sé per le persone che hanno subito anche danni, ecco, ci sono anche persone che hanno subito dei danni e che sono danni persistenti, perché non ci sono soltanto le vittime, ci sono anche i superstiti, come è avvenuto per i processi aquilani. Ecco, Vania Della Vigna, c'è anche quest'altra strada che voi percorrerete? Assolutamente sì, ovviamente io, siccome sono abbastanza cauta, inizieremo dopo ovviamente il verdetto finale, dopo la Cassazione, ma anche all'Aquila abbiamo avuto delle a livello civilistico, oltre ad acclarare la responsabilità degli enti pubblici anche per il fatto commesso dagli imputati condannati in via definitiva,
ma anche abbiamo avuto dei riconoscimenti, per esempio del danno dalla sindrome post-traumatica da stress, il cosiddetto danno del sopravvissuto, che ha riguardato sia coloro che sono sopravvissuti dopo tante ore nelle macerie, riportando lesioni non fisiche ma psichiche, ma anche i parenti delle vittime, cioè coloro che devono comunque elaborare il lutto, e questo in base quindi a delle scale di malattia internazionali, e quindi sono state riconosciute per la prima volta all'Aquila proprio danni da sindrome post-traumatica da stress, quindi sia per i parenti delle vittime sia per coloro che sono sopravvissuti sotto le macerie. Penso che la stessa cosa potrà accadere per i parenti delle vittime di Rigopiano. Bene. Luca, io direi che abbiamo veramente detto quello che era possibile dire stasera, non è tantissimo perché appunto ci atteniamo rispettosamente al dispositivo, abbiamo cercato di andare anche un po' oltre con le interpretazioni, attendiamo il 10 maggio, data ultima, probabilmente anche prima, anche potrebbe, prima uscire, sì. Potrebbe uscire la motivazione per raccontare, così come abbiamo fatto in questa giornata, la verità storica di quel maledetto 18 gennaio, ma soprattutto, come dicevate giustamente voi, quello che è accaduto prima di quel momento, di quella giornata che ha cancellato questi 29 angeli dalla vita, ma che li tiene sempre vivi nel ricordo innanzitutto di chi li ha amati e chi li ha conosciuti, ma anche di tutti noi abruzzesi. Grazie e buonanotte. Grazie. Noi ci salutiamo, naturalmente poi la serata prosegue con altri temi, tra poco manderemo in onda una tribuna elettorale perché siamo in tema di elezioni, ma abbiamo preferito veramente questa sera dare la nostra prima serata anche sottraendola ad altre situazioni di questo ringrazio. Ringrazio anche i colleghi di Fidati di Me, che tradizionalmente occupano spazio del mercoledì proprio per raccontare questa giornata molto importante per la nostra regione. Dunque, buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.